Torna a vincere in casa la Biellese che sul sintetico di corso 53esimo Fanteria batte 3-1 l'Agreville in rimonta, dopo un ottimo secondo tempo. Il primo ha invece seguito il solito copione. Tanti errori, poca concretezza per i bianconeri puniti da un tapine di Sterrantino su corner spizzato sul primo palo da Paris. Privi di Namad, Marra e Cantoni, infortunati, i ragazzi di Montanarelli reagiscono con due traverse, di Davide Gila e Oberto, per poi trovare il pari grazie a un bolide di Papa sotto l'incrocio. Il direttore di gara assegna quindi un rigore per fallo dell'ex Bonel su Facchetti. Fischio senza dubbio generoso, che lo stesso Papa trasforma siglando la sua doppietta personale. L'azione decisiva è però quella successiva. I rossoneri valdostani sfondano e Dain tira a colpo sicuro, ma Facchetti salva in qualche modo sulla linea, esultando come per un gol. Nel finale, il neoentrato Romano incorna il gol su assist di uno scatenato Papa che chiude il match. Biellese meno uno dalla vetta, ma lassù ci sono sei squadre in tre punti. Biellese, Oleggio, Volpiano, Borgaro, Pronovare e Bellinzago. Tutte possono puntare alla Serie D. Era da Volpiano forse che non vincevamo in casa. È stata una partita sofferta, molto sofferta, perché abbiamo iniziato bene, nel senso che abbiamo iniziato a condurre il gioco, a muovere bene la palla, creando diverse situazioni buone. Poi loro su un paio di ripartenze ci potevano far malissimo, lì siamo stati un po' ingenui a lasciare quella situazione lì, che insomma sicuramente potevamo pagarla, e poi ci siamo un pochettino alleggeriti, un po' troppo, e loro ne hanno ovviamente approfittato, e è venuto poi un gol su una palla inattiva, però siamo usciti un po' dalla gara. Poi giocavamo, ma non troppo convinti come deve fare una squadra che vuole risultati in maniera più forte. Secondo tempo fortunatamente siamo entrati in un'altra maniera, in maniera molto più decisa, i cambi sono stati importanti, hanno dato sempre una mano, tutto ha funzionato di più, l'abbiamo ribaltata in pochissimo tempo e l'abbiamo poi anche, penso, insomma, anche legittimata, anche se poi alla fine abbiamo continuato a rischiare qualcosina, ma ci sta, però sono contento, mi tengo bene la reazione che c'è stata, è stata una reazione importante, la squadra è importante, quindi dobbiamo continuare così. A maggior ragione deve venire fuori lo spirito di squadra, a maggior ragione chi ha giocato un pochettino di meno deve far vedere che quella è un'opportunità che lui si merita. Non sempre in tutti i 50-55 minuti chi ha giocato, che non ha giocato da un po', l'ha fatto, ecco. Mi aspetto di più da loro, perché poi è il campo che parla. Sono contento per Romano che si è sbloccato, un giocatore che vedo in un'altra maniera in questo periodo di vacanze, quindi spero per lui che possa fare un bel girone di ritorno. Ma la classifica, tanto poi noi diciamo sempre che non la guardiamo, ed è, io parlo sempre di una prestazione, di una partita alla volta, di un allenamento alla volta. Poi ovviamente lo sguardo c'è, e ogni volta che ormai siamo nel girone di ritorno manca sempre meno tempo, no? Quindi bisogna fare in modo di non perdere terreno e fare il nostro campionato, ma non devono mancare le prestazioni, non deve mancare la volontà di fare qualcosa di più degli avversari. Poi vedremo a 5 giornate dalla fine dove siamo.